Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a fare la riparazione della pulsantiera di una Lancia Y. Come potete vedere, allora, questo è il pulsante che funziona correttamente e questo invece è il pulsante rotto, diciamo, all'interno. Noi andremo a toglierlo e andremo a ripararlo. Ora vi faccio vedere come. Iniziamo la riparazione aiutandoci con una piccola leva di plastica. Quindi andiamo a forzare questo punto ed andiamo a tirarlo su. Eccolo qui, come potete vedere. Anche dall'altra parte, ed ecco che se ne viene su. Ora andiamo a togliere i due connettori, quindi il primo che dovrebbe venirsene via, eccolo qui, il primo, e poi anche il secondo. Questi due connettori qui hanno una linguetta, basta premerla e sfilarli via. Bene, adesso ci spostiamo sul banco e andiamo ad aprirlo. Sempre con l'aiuto di una leva andiamo a forzare questi sei punti qui, così da aprirlo, come vedete adesso. Prima da una parte, piano piano, leggermente, senza spaccarlo, e poi dall'altra. Eccolo qua. Ed andiamo ad aprirlo. Adesso andiamo a rimuovere il pezzettino rotto. Ok. Ed andiamo a togliere, a sganciare. Utilizziamo il super attack ed andiamo ad incollare la parte. Siamo riusciti ad incollarla. Adesso metterò qualche goccia anche qui. Perfetto. E poi anche dall'altro lato. Adesso che la colla si è asciugata, andiamo a innestare il tasto all'interno della pulsantiera. Ecco qui. Come potete vedere, funziona perfettamente. Andiamo a mettere la sua copertura. Ed ecco, adesso andiamo a innestare i due cablaggi, uno e due, e basterà premere all'interno per metterlo in sede. Eccoci qua, abbiamo fatto, perfetto. La riparazione del tasto è terminata. Io vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati. A presto con nuovi video. Ciao a tutti. Ciao.